Beh, come se avessi applaudito con voi. Lascio la parola. Buona giornata. Appunto, siccome siamo in un salone del libro, mi sembra giusto che cominci almeno a parlare dell'ultimo mio libro, autoritratto nello studio, edito da Nottetempo. Non farò, come vedrete, una presentazione. Quello che ho cercato di fare in questo libro, spero di esserci riuscito in certa misura, è di parlare di me soltanto parlando di altri. Io ho avuto sempre, quindi non è un'autobiografia, non è un libro di ricordi, io ho sempre avuto difficoltà con l'espressione la mia vita. Mi aveva sempre colpito un verso di Lucrezio che dice: la vita non è stata data a nessuno in proprietà, ma a tutti in uso. L'idea di una vita propria mi è sempre sembrata strana. Io aggiungerei in uso comune, ci è stata data in uso comune, come la lingua. Se ci pensate, la lingua che diciamo nostra ha senso solo in quanto la condividiamo con altri. Se la lingua fosse soltanto la mia lingua, la nostra lingua, non servirebbe a nulla, ci troveremmo nella situazione di quel personaggio di Landolfi che ha scritto una poesia straordinaria, la più bella poesia che sia stata mai scritta, in una lingua che capisce solo lui, in una lingua che se non altro, nessun altro capisce. Ecco, quindi, come la lingua, anche la vita è qualcosa che non è mai nostra, ma ha senso o diventa nostra solo nella misura in cui la condividiamo. Il mio libro parla appunto di questa condivisione, no? Di questo la vita solo in quanto è condivisa con altri. Quindi non è propriamente un libro di ricordi, anche se ha a che fare in qualche misura con i ricordi. C'è una pagina di Nicola Chiaromonte che mi ha anche questa sempre colpito. Chiaromonte dice: Chiaromonte dice, la domanda vera per quel che concerne la vita di ciascuno non è che cosa abbiamo avuto, che cosa non abbiamo avuto quando uno si trova alla fine della vita. La domanda vera è che cosa resta della nostra vita, che cosa resta. E lui risponde: resta la particella di bene che abbiamo intravisto, resta soprattutto quello che abbiamo amato, resta soprattutto quello che abbiamo amato. E aggiunge dell'altro, per esempio del nostro io, a cui così tenacemente siamo aggrappati, non resterà nulla. Ecco, un po' anche questo io lo condivido molto, no? Noi in fondo abbiamo solo quello che abbiamo amato, senza nessuna retorica, intendendo l'amore anche nei nostri fallimenti, ovviamente, no? Nella nostra incapacità di amare. Io, in filosofia, sono averroista. Cosa vuol dire? Averroè, questo grande filosofo arabo-andaluso, è celebre per aver avuto, per aver sostenuto con tenacia quest'idea che l'intelletto è unico. Che non è vero che noi abbiamo ciascuno un intelletto, ma no? Che l'intelletto è unico e noi pensiamo nella misura in cui ci congiungiamo a questo unico intelletto. Questa cosa che a noi moderni sembra tanto strana perché crediamo che pensiamo col nostro cervello, per me è ovvio che aveva ragione Averroè. La maggior parte delle persone pensa in un modo unico usando convenzioni, intelletti convenzionali, no? Senza congiungersi proprio a questo intelletto unico. Però la cosa che mi interessava dire è che quello che dice Averroè è che noi ci congiungiamo a questo intelletto unico, cioè pensiamo, riusciamo a pensare, non sempre, no? Episodicamente, grazie alle nostre immaginazioni. È attraverso le nostre immaginazioni che noi possiamo amare e desiderare ciò che pensiamo e quindi far nostro il pensiero. Ecco, questo mi sembra molto giusto, no? Ciò che è nostro
ciò che attraverso cui riusciamo a far nostro il pensiero, anche qui sono le nostre immaginazioni che ci fanno desiderare questo oggetto di pensiero o quest'altro. Ecco, senza immaginazione non c'è amore, no? E questo è anche una cosa che percorre il libro, questa idea delle immaginazioni, perfino delle immagini in senso concreto. Oh, naturalmente anche l'amore ha a fare col ricordo, e il ricordo però non è qualcosa di passivo. In questo vedremo, io distinguerei nettamente il ricordo dalla memoria. Un autore che amo molto, Walter Benjamin, ha scritto che nel ricordo noi facciamo qualcosa di molto speciale. Nel ricordo noi riusciamo a trasformare in compiuto ciò che era rimasto incompiuto e viceversa, a rendere incompiuto quello che pareva compiuto. Quindi il ricordo è qualcosa di importante, di essenziale, di attivo, no? Nel ricordo, cosa vuol dire bene? Nel ricordo noi rendiamo nuovamente possibile il passato. È questo che succede quando davvero ricordiamo, no? Il passato di nuovo è vivo, è possibile, non è più separato. Banalmente quello che fa Proust nella Recherche. Però questo ricordo appunto è il contrario della memoria intesa come un archivio. Un archivio che conserva, registra tutte come un dato morto, lontano, separato. No? Il ricordo in questo senso è distruttivo, rompe la struttura, la gabbia della memoria registro, della memoria archivio, e rende nuovamente possibile il passato, che è come dire, in questo modo facciamo la cosa più importante e sensata che possiamo fare vivendo, cioè ci rendiamo possibile la vita. È importante però che questo abbia a che fare col passato, cioè che questa operazione del ricordo, che però lo estrae, lo strappa dalla sua prigione, dall'archivio della memoria, è qualcosa però che ha a che fare col passato. E qui volevo qui sottolineare, ricordarvi che la sola cosa che noi veramente abbiamo è il passato. E dico questo contro la retorica progressista che ha dominato la nostra cultura e ancora la domina, secondo cui la cosa più importante è il futuro. Ecco, il futuro e i discorsi sul futuro sono un dispositivo del potere, come la crisi, no? Il potere oggi governa, domina, facendo balenare queste due cose, crisi e futuro. Due cose entrambe inesistenti, no? Attraverso le quali il potere ci governa. Contro ogni rimando al futuro. Chi vi parla del futuro è qualcuno che cerca di imbrogliarvi, almeno in politica, ma credo anche altrove, anche nella vita privata. Se non vi parla di futuro, se uno vi offre un futuro, non lo accettate. Se qualcuno vi offre un passato, è più interessante. Flaiano una volta ha detto una cosa molto bella, dice: io ho una tale diffidenza, Flaiano, che è uno scrittore straordinario che vi invito a rileggere. Flaiano dice: io ho una tale diffidenza per il futuro che faccio progetti solo per il passato. Non è una battuta, perché appunto il rapporto col passato è attivo, dobbiamo fare progetti con il passato, dobbiamo riuscire a mantenerlo vivo, no? A renderlo vivo, a restituirgli vita. E per questo, siccome dovrei anche parlare delle mie ricerche, è per questo che io, il mio metodo, se dovessi definire qual è il mio metodo di lavoro e di ricerca, è appunto, come diceva anche Foucault, l'archeologia. Perché? Perché l'archeologia è la sola via di accesso al presente. Quindi non si tratta di un culto del passato, ma appunto di capire che noi abbiamo accesso al presente, che è la cosa più sfuggente che ci sia, attraverso questo lavoro sul passato, lavoro orientato però al presente, alla comprensione del presente. Foucault diceva: l'archeologia è l'ombra che la mia interrogazione teorica del presente progetta sul passato. Quindi c'è un'interrogazione del presente, ma senza quest'ombra da ricercare, da seguire nel passato, non c'è accesso al presente.
Ecco, dico questo anche contro, capite che questo per esempio è esattamente quello che non fa oggi la nostra cultura, perché se nella nostra cultura il rapporto più comune e normale col passato è di metterlo in un museo. I musei sono un altro dispositivo del potere tutt'altro che simpatico, perché appunto anche nel museo si tende a separare qualcosa, a separare il passato. E oggi, come voi sapete, tutte quelle cose che hanno per secoli e secoli orientato, animato la vita delle persone, cioè non so, la poesia, la filosofia, la religione, in certa misura la politica, si intesa bene. Ecco, tutte queste cose, oggi lo sapete benissimo, sono oggetti da museo. A Venezia si paga il biglietto per entrare in chiesa. E il massimo raggiunto dai templi dell'assurdo, che sono i musei di arte contemporanea, cioè il contemporaneo, il presente, è subito immesso in un museo separato, e poi spesso infatti si parla di, poi entrate adesso, se andate alla Biennale, tutti i padiglioni si agitano problemi politici. Sì, nel museo, appunto, cioè nella politica si parla solo del museo. Ecco, quindi anche lì, appunto, invece, quando dicevo un'operazione, quando bene mi dice di ridare possibilità al passato, è il contrario di un atteggiamento museografico, no? Al contrario, si tratta di togliere il passato dalla sua custodia museografica. Perché appunto il passato ha senso solo se coesiste col presente, no? Deve essere qualcosa che coesiste col presente, no? E anzi deve apparire improvvisamente, lacerare il tessuto del presente. No? E questo è vero così, è vero perfino nella vita, in cui movimenti riflessi delle cellule sono una specie di, appunto, di ricordo del passato che le fa muovere. E, siccome sono qui adesso nel Salone del Libro, e visto che parliamo di dispositivi di potere, non posso anche che parlare della situazione attuale, piuttosto difficile, critica, come sapete, dell'editoria, della libreria. È un fenomeno molto strano, perché appunto alla crisi editoria corrisponde un'ipertrofia della produzione libraria, che è una cosa che non avviene mai quando c'è una crisi. Io sono un buon lettore, penso di essere un buon lettore, sono 50 anni che non faccio che leggere e scrivere, eppure oggi quando entro in una libreria mi sento a disagio. Mi sento a disagio perché, la risposta è evidente, tranne eccezioni, per fortuna ci sono eccezioni. Quando si entra oggi nella libreria si trovano solo i libri usciti negli ultimi 3 mesi. Adesso voi immaginate di entrare in una farmacia e di chiedere una medicina di cui avete bisogno e vi dicono non c'è perché è stata inventata 3 mesi fa, possiamo eventualmente ordinarla ma ci vuole tempo. Ecco, io trovo questo sistema che domina oggi nella distribuzione libraria, nelle librerie, tranne eccezioni, lo ripeto, e nell'editoria, tranne eccezioni, lo ripeto, ecco, se gli editori e i librai non si ribellano con forza a questo sistema, no? Per cui appunto in libreria, se io entro e chiedo un libro che c'è uscito 3 mesi fa, non c'è più, ecco, sono destinati a perire. Io penso che l'editoria e le librerie periranno in questo modo, e dico con amarezza, non possiamo nemmeno rimpiangerle, perché se si erano ridotte così, no? Non c'è da rimpiangerle. Adesso questa è un'amara legge storica, no? Che quando le cose scompaiono sono prima state fatte decadere, trasformare, no? Come è avvenuto con l'università. No? Io ho insegnato un po' di anni nell'università e l'università era diventata qualcosa che meritava di finire. Ricordo ancora i presidi, di cui potrei fare i nomi, tutti fieri di dire... la nostra università è un'azienda produttrice di servizi culturali. Non so che cosa intendesse, quali servizi intendeva. Fatto sta appunto che se le università oggi vengono smantellate, appunto la doppia amarezza è il fatto che non possiamo rimpiangere, perché erano già, prima di essere smantellate, avviate alla morte. Con questo gergo imprenditoriale, pseudoscientifico, no? Che non ha nulla a che fare con la così mi metto, come vedete mi metto a parlare delle situazioni politicamente difficili che mi
viviamo, e siccome questa situazione non concerne certo soltanto l'editoria e l'università, ma per esempio concerne anche gli Stato, lo Stato, le forme Stato in cui viviamo, non credo che tutti siano consapevoli del fatto che noi viviamo in una forma Stato che non ha assolutamente nulla a che fare con quello che eravamo abituati a chiamare con questo nome. Non soltanto, è ovvio, non ha a che fare con quello che significava la parola democrazia, la tradizione del pensiero politico, no? Ma non ha nemmeno a che fare con lo Stato di diritto con cui crediamo, la gente ancora crede di stare vivendo, no? Noi viviamo in una forma Stato che i politologi americani definiscono security state, stato di sicurezza. Ci mancano le parole, ci mancano le analisi per definire cos'è questo stato di sicurezza, no? Che è una nuova forma Stato. Proverò brevemente ad indicare almeno tre caratteri fondamentali di questa forma Stato in cui noi viviamo. Il primo è una cosa molto semplice, che è proprio implicito nella formula sicurezza. Nella tradizione politica occidentale, insomma, da Hobbes in poi, insomma, lo Stato era ciò che doveva mettere fine alla condizione di paura in cui si trovano i cittadini, che quella che Hobbes chiamava la guerra di tutti contro tutti. Appunto, lo Stato nasce per porre fine alla paura. Lo stato di sicurezza, al contrario, si fonda sulla paura dei cittadini, deve intrattenere la paura dei cittadini. E quindi, come è evidente se uno ha un minimo di attenzione a quello che succede, anzi fa sistema col terrorismo, per esempio. No? Lo Stato fa sistema col terrorismo, ha bisogno del terrorismo, no? Ha bisogno del terrorismo per poter garantire e assicurare la sicurezza. Questa formula per ragioni di sicurezza, for security reasons, che sentite a ogni istante ripetere dovunque, perfino in treno, è una cosa molto profonda, esprime quello che un tempo si chiamava ragion di Stato. La ragion di Stato oggi è una ragione di sicurezza. E questo è uno dei primi inquietanti aspetti dello Stato in cui viviamo, perché sarà sempre più così, sempre più faranno sistema Stato e terrorismo, no? Lo Stato dovrà intrattenere il terrorismo, perché se poi non ci sono atti di terrorismo, come si fa a fare una politica di sicurezza? Il secondo punto è un cambiamento invece della condizione dei cittadini, dello statuto politico dei cittadini. La democrazia, come sapete forse, è nata in Atene nel V secolo, tra il quinto e il quarto secolo, attraverso un fenomeno che potremmo chiamare una politicizzazione della cittadinanza. Cioè la figura del cittadino acquisiva una forza centrale, lasciava in ombra tutte le altre appartenenze a congregazioni religiose, economiche, insomma il cittadino diventava la figura e questo definiva appunto la partecipazione attiva alla vita politica. Ecco, noi stiamo attraversando nel stato di sicurezza un fenomeno contrario, cioè di depoliticizzazione. No? Quello che era stato politicizzato adesso viene progressivamente depoliticizzato, finché il cittadino diventa appunto un elemento totalmente impolitico, la cui partecipazione alla politica eventualmente si manifesta solo nella partecipazione al sondaggio elettorale, che è un sondaggio, non ha nulla di espressione della volontà. Anche questo è un fenomeno molto sinistro, perché per esempio era stato teorizzato dai giuristi nazisti. I giuristi nazisti concepivano il popolo, il folk, come l'elemento impolitico di cui il partito deve garantire la pace, la vita materiale, la vita biologica. E così oggi non siamo per questa via, no? Lo Stato considera i cittadini come così, un elemento impolitico, anche molto fastidioso. Ricordo funzionari tedeschi che dicevano: ma se adesso noi dovessimo permettere al voto della gente di cambiare la nostra politica, ma sarebbe assurdo, inconcepibile. Per la Grecia questo è successo. E un'altra cosa, un altro terzo punto, è il declino della certezza del diritto. Ciò che più colpisce, però anche se
giornali non, ovviamente lo nascondono, non lo fanno vedere, cercano di impedire che la gente se ne renda conto. Tutti i comunicati ufficiali, per esempio sugli attentati terroristi che sono successi per esempio in Francia, altrove, è la rinuncia assoluta alla ricerca della verità giudiziaria. Noi siamo sempre stati abituati che non si può considerare qualcosa come un reato oppure identificare un colpevole se non c'è un procedimento giudiziario che accerta le responsabilità. Ora, nel terrorismo la partecipazione della magistratura è esclusa. Per esempio in Francia no, non è mai avvenuto che ci sia un'inchiesta giudiziaria su questi fatti. E quindi questo è il rovesciamento dell'idea di uno Stato di diritto, no? Mentre uno Stato di diritto non si può accertare un colpevole se non c'è un'inchiesta giudiziaria, i comunicati di polizia o a volte addirittura di giornali prima della polizia, ci sono stati casi per esempio in Francia in cui prima c'è stato il comunicato del giornale a cui la polizia lo aveva fornito e dopo il comunicato di polizia. Appunto, no? Quindi viviamo in una condizione per l'essenziale di assoluta incertezza del diritto. E questo è tanto più evidente se considerate che uno Stato con una tradizione politica così importante come la Francia vive da 8 mesi, dico 8 mesi, in stato di eccezione. L'unica volta in cui questo è avvenuto nella storia europea, in tutta la storia europea dalla fine dell'Ottocento ad oggi, è nella Germania di Weimar, prima che Hitler prendesse il potere. Solo nella Germania di Weimar c'era stato un uso, un ricorso così forte e violento lo stato d'eccezione, per cui quando Hitler ha preso il potere la gente ancora fa questa domanda in giro: ma come Hitler, che mostro, come ha potuto fare quello che ha fatto? Hitler non ha dovuto fare nulla, perché la Germania era in stato d'eccezione e Hitler non ha fatto che prolungare lo stato d'eccezione. Quindi tutto quello che è avvenuto in Germania, toglietevi dall'idea che era illecito o illegittimo, era perfettamente legale. Così come qualunque cosa avvenisse in Francia oggi in stato d'eccezione, anche se qualcuno uccidesse, è perfettamente legale. Uno Stato europeo è da 8 mesi in stato d'eccezione e tutti lo trovano normale, i deputati lo votano, quei criminali dei deputati francesi che lo votano, i giornali trovano che è giusto, tutti sanno che non serve nulla, no? Un atto di terrorismo non è così che si previene, il terrorismo è sempre un primo colpo, non si può prevenire. Ecco, vabbè, per dirvi in che situazione ci troviamo, qual è la situazione dell'Europa in cui viviamo. Tra l'altro la gente crede, per esempio, che l'Europa sia una cosa, non so, che buona, anche se nessuno sa nulla. Per esempio nessuno, sono sicuro che nella sala qui nessuno sa bene come è governata l'Europa, la Comunità Europea. La Comunità Europea, c'è un Parlamento Europeo. Il Parlamento europeo si occupa di questioni, per esempio, umanitarie, e tutti i giornali pensano che la questione dei diritti umani sia la cosa più importante della Terra. Se uno ha un po' di cultura giuridica, di attenzione politica, sa che i diritti umani servono soltanto a legittimare, autorizzare l'intervento armato delle grandi potenze dove vogliono. Questo sono i diritti umani. I diritti umani oggi sono usati perché le grandi potenze possono bombardare un tale posto inventando che c'è stata qualche cosa contro i diritti umani. Tanto i giornali lo scrivono. E questa è la situazione europea. E quanto all'Europa, perché è governata l'Europa? Il Parlamento non governa assolutamente l'Europa, la gente crede che sia come... No, non ne va la legge che governa. L'Europa è governata da commissioni, le quali commissioni sono formate per metà dai rappresentanti delle grandi industrie del settore. A metà, immaginate, metà significa tutto, perché se già ci sono con le lobby, la metà significa tutto. No? Io sono stato invitato una volta a una commissione che doveva valutare le misure di sicurezza, una commissione che non contava nulla, solo etica, consultiva, e mi hanno spiegato che quelli che decidono le misure di sicurezza, per esempio quelle che quando siamo entrati qui, queste sono fatte dalle grandi industrie di armi, le quali industrie di armi si sono convertite a questo affare, a questo grande business che oggi in Europa le misure di sicurezza. L'Europa però è governata così, quindi anche poi se noterete in futuro che per esempio il livello, non potrete più sapere da dove vengono i cibi che voi comprate, perché appunto
queste commissioni hanno deciso che non si deve più mettere d'ora in poi da dove proviene il cibo che voi mangiate, eccetera, eccetera, perché appunto sono formate per metà dai grandi industrie. Però adesso basta di queste cose noiose, vediamo cose più interessanti. E per finire volevo tornare, cioè, alla domanda che mi ero posto all'inizio quando parlavo appunto di questo libro che per me è stato anche molto importante scrivere. E questa domanda che mi ero posto, vi ricordate, a proposito di Chiaromonte, che cosa resta? Che cosa resta? Che cosa resta non soltanto di una vita, come diceva Chiaromonte, ma anche, non so, che cosa resta delle cose a cui siamo abituati, con cui abbiamo finora identificato l'umano, no? Tutte quelle cose che, insomma, che stanno però, che vediamo cambiare continuamente e velocemente sotto i nostri occhi, no? Che cosa rimane di tutto questo? Di tutto questo che appunto sembra che sta velocemente scomparendo, no? O comunque trasformandosi, che cosa resta? Una volta a un intervistatore che le chiedeva, a proposito della sua giovinezza nella Germania in cui era cresciuto, a Hannah Arendt, chiedeva: ma che cosa resta? Was bleibt? Che cosa resta di questo? E Hannah Arendt rispose: resta la lingua. Es bleibt die Sprache, resta solo la lingua, non resta altro, resta la lingua. E io volevo un po' riflettere con voi: che cosa significa quando resta solo la lingua? Che cos'è una lingua che resta? Cioè, resta significa che invece il mondo a cui dà l'espressione sembra non esserci più. Che cos'è una lingua che resta? Che cos'è una lingua come resto? Provare a riflettere su questo. E che cosa possiamo dire in una simile lingua, appunto, che il cui mondo invece si sta trasformando? Una lingua che sembra quasi che non ha più nulla da dire, no? Perché appunto se tutto ciò a cui questa lingua dà la forma e espressione sta o scomparendo o comunque trasformandosi, che cosa può dire questa lingua che resta? E che cos'è questa lingua? Io, insomma, mi dovrebbe da rispondere: è questa lingua che resta, è la lingua della poesia. Che cos'è infatti la lingua della poesia se non quello che resta, quello che sopravvive di una lingua quando sono disattivate, neutralizzate progressivamente tutte le normali funzioni comunicative, informazionali, tutte le parti della, no? La poesia è quello che resta quando queste normali funzioni comunicative quotidiane sono un po' sospese, neutralizzate. Poteva andare da un macellaio e dire: mi dia un chilo di carne. Non ci riusciva. Ecco, non credo affatto che volesse dire che questa lingua della poesia sia una lingua più pura, più alta. No, appunto, è che cosa resta della lingua quando queste funzioni sono sospese, quando non si riescono più a dire quelle come altre. E io credo che appunto questa lingua che resta sia l'elemento indistruttibile della lingua che sopravvive a tutte le corruzioni, le contaminazioni. È la lingua che sopravvive al linguaggio che usate quando mandate gli sms. Se c'è una lingua che riesce a sopravvivere all'uso del linguaggio che si fa, per esempio, in questa sfera, ecco, quella è la lingua, questo indistruttibile, che appunto non significa affatto una cosa di più alta, anzi forse di più basso. Allora, che cos'è allora questa lingua che sopravvive, questo indistruttibile? Dico questo, no? Ricordando la bella definizione che è stata data dell'uomo, come l'uomo è l'indistruttibile che può essere infinitamente distrutto. Questo elemento indistruttibile che sopravvive a ogni distruzione è il veramente umano, e nel caso della lingua è la lingua della poesia. Cos'è questa lingua? È una lingua che non dice nulla. Ma cos'è questo elemento della lingua che non dice nulla? È quella parte della lingua che non dice ma chiama. Per questo sono tornato di recente a lavorare
appunto sul problema della voce e del vocativo. Riflettete, c'è questo caso così strano, no? Nelle lingue che avevano i casi, ma come sapete anche ora vengono conservati, anche se non sono nominati come tali. Il vocativo è quel caso, è quella parte della lingua che chiama soltanto, che non dice nulla. Non soltanto non chiama, non dice nulla, ma addirittura spezza, dal punto di vista sintattico-grammaticale, il discorso in cui si trova. Nel punto in cui io chiamo, rompo, non c'è una frase, quella sta da solo il vocativo. Se per esempio adesso dico, pensando alla mia giovane amica che qui, Corinna, ma no, non è un discorso, non dico nulla di nulla, non sto dicendo nulla di nulla, no? Ecco. Però questa parte del linguaggio che non dice nulla ma chiama è qualcosa che ha a che fare profondamente con la lingua della poesia. Come se la poesia fosse ovviamente un discorso che dice qualcosa di qualcosa, ma tende in ciò che dice a raggiungere questo elemento vocativo, questo elemento del nome, questo elemento che chiama. Appunto, anzi, i grammatici antichi dicevano non è un caso, perché a parte non è una caduta della lingua nel discorso, anche è una parte della lingua che non cade nel discorso. Quando Leopardi dice o speranze, speranze, che cosa sta chiamando? O Rimbaud dice o saison, o château, chiama dei nomi, per cosa chiama? Chiama dei nomi. In un breve testo che Calvino che usava presentare agli amici come il suo testamento spirituale, questo breve testo si conclude alla fine con delle frasi mozze, staccate, che vi leggo. Tema della memoria, memoria perduta, il conservare e il perdere ciò che si è perduto, ciò che non si è avuto, ciò che si è avuto in ritardo, ciò che ci portiamo dietro, ciò che non ci appartiene, il vivere senza portarsi dietro nulla, l'animale, il vivere per l'opera, ci si perde, c'è l'opera inservibile, non ci siamo più noi. Io credo che la lingua della poesia, questa lingua che non dice ma chiama, la lingua dei nomi, è un po' come sembra suggerire Calvino, chiama ciò che si perde, chiama ciò che si è perduto. Voi sapete, no, che nella nostra vita individuale, ma anche in quella collettiva, la quantità delle cose che si perdono, lo sciallo infinito dei minuscoli eventi quotidiani di ogni giorno è infinitamente superiore a quella parte che noi riusciamo a mantenere nella memoria. La parte di ciò che si perde è infinitamente superiore a quel poco che ricordiamo, salviamo. Ecco, però io penso che quello che resta, questa parte che resta, ha valore solo perché in qualche modo ha a che fare con questo perduto. Cioè la lingua che ci resta ci è cara e preziosa perché chiama ciò che si perde, perché ha a che fare con questo perduto. C'è una leggenda islamica che trovo molto bella, che dice che Iblis, che corrisponde alla nostra idea dell'angelo caduto, non esattamente, sono un angelo caduto, questa leggenda dice Iblis piange, si lamenta, perché? È perché si lamenta di tutto ciò che si perde, che va perduto. E la leggenda continua, la sto dicendo, è perché lui non si rende conto che ciò che resta è di Dio. Ecco, io vorrei parafrasare questa leggenda e dire no, se noi piangiamo ciò che si perde è perché non ci rendiamo conto che ciò che si perde è di Dio. Se qualcuno vuol farlo.
qualche... Sì, ci sono 10-15 minuti. La ringrazio molto per l'intervento e le domande sono due, cercherò di essere sintetico. La prima riprende la sua distinzione fra memoria e ricordo e io mi è parso di intravedere una distinzione forte fra un flusso mnemonico bergsoniano, caldo, che fa capo ad un dentro, ad un'interiorità forte, opposto invece a quel dato morto dell'archivio, caduto. E io mi domando, insieme al Derrida di Maldashir, dove comincia questo fuori? Dov'è questo fuori? Il fuori dell'esosomatico, il fuori dell'archiviale, del dato morto. Invece la seconda domanda è relativa alla citazione di Calvino che ha appena fatto, che ricordo lei cita anche in Archeologia di un'archeologia, la prefazione alla linea del circolo di Melandri. Perché quella rivista non fu mai fatta apocrifa? Perché mi risulta che quella cosa che ha citato facesse capo alle note di redazione di questa rivista che Calvino insieme a Melandri, Ginzburg e Celati aveva intenzione di mettere insieme, perché non è mai stato ripreso? Grazie. Non so se posso rispondere. La prima, la misura in cui operiamo davvero un ricordo e strappiamo qualcosa dall'archivio, dai registri della memoria, e questo non si può dire qual è questo momento, dipende da ciascuno in una particolare situazione, no? Per Proust era quando inciampava in uno sgradino, mangiava da lì, era un oggetto che gli faceva rompere questa memoria che credeva di avere, faceva emergere qualcosa di nuovo. No? Quindi vabbè, quello ciascuno secondo l'occasione. No, quanto alla rivista, vabbè, lì sono tante ragioni per cui non è stata fatta, una delle quali è che perché poi anche io con un amico dopo facevo il progetto di una rivista con Calvino, che anche quella non fu mai fatta. Era un po' una specialità di Calvino di non far fare le riviste a cui il progetto partecipava, no? E una volta lo disse anche con una parola che non posso più qui riferire. Quindi... Io le volevo chiedere riguardo al vocativo, perché penso sempre al vocare tenuto insieme a tante cose, cioè il provocare, advocare, ma quello più alto per me dell'umano è il convocare. Ma il vocativo ha un effetto se non è convocativo, se non c'è un con che chiama. Quindi per me vocativo è sempre qualcuno, o c'è un effetto della lingua che riesce a, in qualche modo a secernere quella chiamata anche se non c'è il con. Sì, per un'altra cosa... non solo il convocare, ma l'invocare, non l'invocare, non è importante. Sì, io ho sottolineato questo aspetto della chiamata. E certo la lingua, ho detto all'inizio, è qualcosa sempre di condiviso, non esiste la lingua di un singolo. No? E quindi ogni invocazione è anche una convocazione in questo senso. No? Quindi sarei d'accordo che nel momento io chiamo, non solo perché apostrofo qualcun altro, ma perché c'è un che di collettivo in questo chiamare, no? Perché in fondo la chiamata proviene dalla lingua e va verso la lingua, no? Si chiama la lingua in fondo, cioè il vocativo, se ci pensate, sì, chiama un certo individuo, ma lo chiama solo in quanto chiama il suo nome, come se considerasse nell'individuo solo il suo aver nome e non la sua realtà concreta, no? Lo chiama per nome, appunto, quindi convoca, perché la lingua è sempre convocazione. Le digressioni che lei ha fatto nella prima parte del suo... Chi è? Non vedo chi è che sta parlando. Sono io.